Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi parliamo di regali, di idee regalo e volevo soffermarmi un po' su questa cosa di fare i regali in una maniera intelligente. Capita spessissimo di ricevere dei regali che non sono propriamente graditi e io sono qui per darvi qualche idea regalo che non ha distinzione di genere, quindi sono cose adatte sia a uomo che a donna e soprattutto non sono regali mirati, cioè non vi dirò: comprate questa crema se sapete che la persona è, oppure c'è questo rossetto bellissimo, sarebbe carino come da regalo. No, questi sono regali che secondo me voi farete se già conoscete quella persona, quindi se sapete perfettamente che quella persona ama i rossetti rossi opachi, probabilmente avrete già trovato il regalo che fa per quella persona. Quindi pochi regali fisici nel vero senso della parola, cioè vi farò vedere qualche idea regalo che effettivamente ho anche io, sono proprio degli oggetti, però la maggior parte dei regali che vi farò vedere non sono proprio materiali. Come prima idea regalo vorrei appunto proporre degli abbonamenti, abbonamenti che potrebbero essere abbonamenti a streaming, quindi Netflix oppure Prime Video, se sapete che quelle persone magari guardano tantissimi film, tantissime serie, credetevi che questo è un regalo particolarmente apprezzato. Potete infatti regalare un anno completo oppure alcuni mesi a chi volete fare un regalo e secondo me è un qualcosa di estremamente utile perché in questo periodo soprattutto i cinema purtroppo sono chiusi, quindi vi avrei proposto un abbonamento per il cinema che secondo me è una figata, perché io ad esempio adoro andare al cinema, però in questo momento non è possibile, quindi mi sembra un regalo adatto anche al periodo, anche perché siamo spesso e volentieri a casa per via di zona rossa, zona gialla, zona arancione, perciò ci ritroviamo molto spesso la sera invece che ad uscire a guardare magari un bel film o una bella serie TV, ma al di là di questo periodo, secondo me è un regalo molto utile appunto per chi è appassionato di film o di serie. Per chi magari ha bambini, ma anche chi non ne ha, perché io stessa ce l'ho, esiste anche Disney Plus che vi consiglio perché è davvero carino. Ci sono tantissimi cartoni, ma non solo, perché ci sono anche dei corti o dei documentari molto carini e adatti anche a bambini, quindi se magari volete fare un regalo, non propriamente magari ai bambini, che i bambini amano di più le cose, gli oggetti, le cose materiali, magari una famiglia che sapete che ha figli, per intrattenerla, secondo me è un regalo azzeccatissimo. Comunque ci sono davvero tante categorie per le quali poter fare degli abbonamenti. Vedete un po' voi che cosa può interessare di più alla persona a cui volete regalarlo. Ad esempio, se non guarda tantissime serie TV o film o in generale non è appassionato da questo punto di vista, però magari ascolta tanta musica oppure è interessato ai libri che si ascoltano, potreste fare degli abbonamenti, ad esempio Spotify o ad Audible, da poter regalare. Ad ogni modo vi lascio tutte queste idee regalo e queste informazioni qui sotto nell'info box. Perciò se siete interessati guardate anche lì sotto perché lascio sempre un sacco di informazioni. La seconda categoria di regali riguarda le esperienze, che sono la cosa che io amo di più perché sono quelle cose che fai proprio in prima persona e sono emozionanti, cioè sono emozioni che puoi vivere e potrebbero essere magari un giro in Ferrari se volete fare un regalo molto grande. Ad esempio io e la mia famiglia lo abbiamo regalato a mio padre per i 60 anni, dovrebbe farlo il prossimo anno nel 2021, ma è già contentissimo, perciò se avete magari un genitore, un familiare o non lo so, un fidanzato, un marito che è appassionato di motori, secondo me potrebbe essere un'idea molto azzeccata. Oppure un'immersione subacquea, che è un'esperienza fighissima secondo me perché non ti capita tutti i giorni, a meno che non fai quello di professione o non fai quello per passione. Oppure se magari avete delle persone a cui fare un regalo un po' più pigre, a cui piace prendersi un po' di tempo per sé, curarsi di sé, la spa è sempre qualcosa di attualissimo che si regala spesso e volentieri, anche quello è un regalo che ho fatto. Oppure regalare un buono in un ristorante, magari
Non affidatevi a quei servizi tipo Smartbox che secondo me sono terribili. Io non li ho mai regalati in prima persona queste box già pronte, però so di altre persone che le hanno regalate e poi non sono mai state utilizzate perché sono molto limitate in realtà, cioè devi andare per forza in quei posti che magari sono particolarmente lontani. Poi vabbè, io vivo in Sardegna, quindi in Sardegna c'erano due posti, era totalmente inutile come regalo, però sono quei posti magari poco frequentati, un po' fuori porta rispetto alle città, più importanti delle italiane. Quindi io vi consiglio di andare proprio voi a cercare, magari su Get Your Guide, ecco, Get Your Guide ve lo posso consigliare, ho ordinato molto spesso delle esperienze, più che altro quando sono andata a fare dei viaggi fuori, quando sono andata ad Amsterdam o a Londra, sì, però ci sono delle esperienze molto carine anche nella vostra città. Ad esempio, qui a Cagliari c'è il giro da fare non è in Vespa, non mi sta venendo il nome, ed è un tour dei quartieri storici a Cagliari e nel mentre si fa l'aperitivo. Trovo che sia una cosa davvero carina, anche se è fatta nella vostra città. Però tutte queste esperienze potete andare a scovarle direttamente voi. Che ne so, se volete regalare una cena o un pranzo ai vostri genitori, potreste andare direttamente in quel ristorante e sono sicura che vi faranno un buono regalo. Io l'ho regalato una volta a dei parenti e mi hanno fatto il buono regalo senza alcun problema ed è stata particolarmente gradita come idea perché è un qualcosa di intimo, di carino da poter fare se magari queste persone non escono particolarmente o non si concedono particolarmente questi momenti. Quindi andate anche un po' voi a scovare magari delle esperienze che si potrebbero regalare. Ad esempio, un'altra cosa che io ho fatto è fare un tour all'Asinara, all'isola dell'Asinara qui in Sardegna, e secondo me è bellissimo da regalare. C'è un'esperienza che non si fa tutti i giorni, vai in quell'isola, vedi un po' la storia dell'isola, fai questo giro. In diverse maniere, ad esempio, io l'ho fatto su una Jeep, vi metto anche qui sotto i contatti della ragazza che fa queste cose, queste esperienze. Oppure, non so, avete un'amica che è appassionata di canto, regalatele una lezione gratis di canto, dove potrà sfogarsi un po', cantare con un insegnante e darle magari anche dei consigli. Anche questo è un regalo che mi è stato fatto, che ho apprezzato tantissimo perché è stata un'esperienza particolare. E quindi niente, vedete un po' voi dove direzionarvi. Ormai c'è Google, scrivete su Google, non so, appunto, lezione di canto privata e sono sicura che vi uscirà qualche risultato che potreste regalare. Altra categoria di regali sono i regali artigianali, quindi regali fatti a mano che sono sempre bellissimi. Ovviamente devono rispecchiare il gusto dell'altra persona, mi raccomando, questa è la cosa più importante. Non pensate solo ai vostri gusti personali, ma principalmente ai gusti dell'altra persona. Come sito principe per acquistare questa tipologia di prodotti, io vi consiglio sicuramente Etsy, che tutti conoscerete, e ci sono davvero tantissimi oggetti artigianali da poter acquistare, che siano accessori per capelli oppure gioielli fatti a mano. Insomma, davvero ce n'è per tutti i gusti. Mi raccomando, assecondate la persona a cui volete regalarli. Adesso vorrei farvi vedere alcuni oggetti che io ho, che ho acquistato, che mi sono stati regalati, realizzati a mano e che trovo carinissimi da regalare. I primi sono sicuramente gli scrunchies, che io adoro. Questi sono dei macchillotti, che è un brand sardo, che è stato creato da due ragazze, appunto sarde. Io ho acquistato questi due quest'estate, quindi sono un pochettino più estivi. Soprattutto questo l'ho utilizzato tantissimo al mare ed è ancora perfetto. Io veramente faccio di tutto al mare, tra trekking, escursioni, stare magari tutto il giorno in una spiaggia particolare. Quindi ha resistito molto bene e sono molto comodi, davvero carini, ma la cosa ancora più carina e particolare è che si possono personalizzare. Potete scrivere una frase di qualsiasi genere sul macchillotto oppure addirittura il nome della persona alla quale volete regalarlo. Trovo sia un'idea personalizzata e davvero carina. Un altro brand artigianale che vorrei consigliarvi è Concor, che realizza degli oggetti in sughero, ma non sono quegli oggetti in sughero scontati soltanto sui toni naturali, appunto, del colore del sughero, quindi marrone. No, realizzano anche degli oggetti neri oppure un altro tipo di marrone, un marrone più scuro,
E sono davvero molto belli i loro portafogli. Ci sono questa tipologia di portafogli, guardate quanto sono piccoli, praticamente più piccolo della mia mano. La mia mano è piccolissima perché io sono molto piccolina. E sono belli perché se conoscete delle persone a cui piacciono questi portafogli piccolini e non in pelle, perché ovviamente io vi sto consigliando delle cose cruelty free, è un'idea molto carina. Non fanno soltanto portafogli, fanno anche borse, zainetti, fanno cinte e non costano neanche tanto per essere così ben fatti. Questo di Marco ce l'ha da qualche anno ed è ancora perfetto. Ovviamente ci sono anche nel formato classico, quindi il formato più grande, oppure quelli da donna che sono più lunghi e bassi. Andate un po' a sbirciare il loro shop su Etsy perché propongono delle cose davvero carine. Altra categoria di regalo realizzato da artigiani che vi vorrei consigliare sono le candele. Ormai esistono tantissime tipologie di candele di ogni genere, candele realizzate dentro queste tazzine un po' vintage, oppure candele che hanno forme del corpo umano. E poi c'è una ragazza sarda che fa delle candele troppo carine, che lo stesso vi vorrei consigliare. Non so pronunciare il nome del brand, quindi adesso lo ascoltiamo su Google Translate. Perché è un termine danese, lei si rifà tantissimo proprio a questa cultura del hygge, che è un qualcosa di confortevole nel quale potersi sentire bene a casa. E questo, cioè il nome del suo brand, è un nome danese che assolutamente non so dire. Hygge Co. Comunque realizza queste candele molto carine dal punto di vista estetico, sono molto semplici, però fa delle grafiche davvero carine, utilizza anche dei barattoli che mi piacciono particolarmente. Sono delle candele in cera di soia, quindi sono realizzate con materie prime naturali, perciò se siete attenti anche da questo punto di vista dell'inquinamento, dell'ambiente, sappiate che rispetto a quelle in paraffina sicuramente no, inquinano meno, comunque sono più naturali. Altro brand di gioielli che mi fa impazzire sono i gioielli di Terra Smeralda, altra ragazza sarda che realizza questi gioielli delicatissimi con dei fiori. In pratica lei prende il fiore, che ad esempio può essere l'elicriso, comunque sono tutti fiori che sono di origine sarda, nel senso che si possono trovare in Sardegna e sono bellissime perché sono fatte davvero bene. Ci sono tanti artigiani che realizzano questo tipo di gioielli, ma secondo me lei è davvero bravissima perché bisogna essere davvero bravi a fare un oggetto del genere e renderlo delicato. Ho visto tanti oggetti simili, ma che erano per il mio gusto un po' pacchiani, invece lei è davvero molto brava, però credo che lei faccia davvero pochi pezzi stagionali, quindi non so se riuscirete a trovare degli accessori in questo periodo per fare dei regali. Altro brand che vorrei nominare, che ho scoperto su Instagram, con il quale ci seguiamo e ci scambiamo messaggi, mi fa molto piacere sostenerla, è Macramelle Boutique, che realizza degli oggetti in tessuto con appunto la tecnica del macramè, molto belli, molto molto carini. La cosa che mi piace di più sono questi tessuti intrecciati che, a parte che trovo che siano di una difficoltà pazzesca, mi affascinano tantissimo proprio l'idea che ci sia tutto questo lavoro dietro di intrecci particolari. Bellissimo. E dicevo, una delle cose che mi piace di più sono questi intrecci realizzati per sostenere delle piante che poi si appendono per la casa, sono davvero carinissime. Ovviamente tutte queste idee regalo che vi ho dato sono a mio gusto, però davvero se entrate nel mondo di Etsy ne uscirete pazzi perché troverete tantissime cose stupende e sarete indecisi su quali scegliere perché ce ne sono tantissime. Un'altra categoria super apprezzata, anche se magari non vi viene mai in mente o vi sembra una cosa da regalare un po' strana, è il cibo. Fidatevi che il cibo viene sempre apprezzato, che siano composte o marmellate, magari un po' più particolari, con dei gusti particolari, degli oli aromatizzati. Ad esempio qui in Sardegna ci sono degli oli dal finocchietto al mirto, quindi tutte erbe selvatiche, oppure un vino particolare, un po' pregiato, o qualsiasi altro tipo di alcolico che può far piacere, una birra artigianale, così come le tisane, i tè.
magari anche queste aromatizzate oppure le spezie, regalare un sacco di spezie con anche magari contenitori proprio già pronti, secondo me è un regalo utilissimo e davvero carino. A me sono state regalate delle spezie, sono stata contentissima, le utilizzo tutte e ho avuto anche modo di sperimentare in cucina con diversi sapori, appunto, che magari prima non conoscevo. Alcune spezie proprio non le avevo mai utilizzate. Sempre parlando di cibo, ho trovato un regalo carinissimo da poter fare, secondo me. E sono delle caramelle gommose, ci sono anche nella versione vegana. Ed è proprio una box che potete scegliere in formato standard oppure grande, e ci sono di tantissimi gusti, di tantissimi colori, ad esempio c'è quella solo rosa oppure c'è quella mista. È davvero molto carino. Questo negozio si trova sempre su Etsy e si chiama Sense Shop. Se magari vi ho convinto con questa idea regalo, affrettatevi a ordinare, perché questa ragazza si trova in Inghilterra, perciò ci mette magari un po' ad arrivare o comunque un po' a preparare la confezione. Altra cosa molto importante, le confezioni e tutti i pack che utilizza questa ragazza sono riciclabili e quindi sostenibili. La scatola è completamente in carta, all'interno tutte le caramelle sono avvolte in una pellicola biodegradabile, compostabile, perciò è davvero carina anche per tutte le persone che sono appunto attente anche a questo aspetto del meno plastica, inquinare meno l'ambiente in generale. Poi le caramelle fanno sempre piacere a tutti, a me fanno piacere, forse più le patatine però. Adesso vi faccio vedere qualche idea regalo concreta che ho anche io, che mi hanno regalato, che ho acquistato, perché secondo me sono dei pezzi che possono far piacere davvero a tante persone. La prima è la macchina istantanea. Io ho questa di Fujifilm, che è la Instax Mini 90, ed è davvero bellissima. Se conoscete delle persone che sono malinconiche, che amano avere la foto stampata immediatamente, oppure anche no, magari persone che semplicemente vogliono racchiudere i ricordi in una maniera più immediata, è un regalo bellissimo. Io ho questa che è un po' più cara, ma ci sono anche delle versioni più economiche. L'ho portata in vacanza con me, infatti ho fatto tantissime foto molto carine che io metto nel mio bullet journal, che sarebbe un giornale che faccio per me stessa, dove ogni giorno annoto determinate cose o le cose da fare, e metto anche sempre queste piccole istantanee che mi ricordano momenti della mia vita. Sarebbe carino anche regalare un album per le fotografie per poterle conservare insieme all'istantanea. Ci sono tanti album che hanno proprio delle caselline in plastica dove poter inserire la fotografia istantanea. Io trovo che sia un regalo sempre utile, originale. Poi devo dire che non è per niente banale come funzionamento, cioè ha questa possibilità di gestire la luce, le ombre, fa delle foto in base a dove siete, quindi paesaggistiche oppure più street, insomma, è una buona macchina fotografica. Anche di questa vi metto il link sotto. E vi metto anche il link di quella più economica. Questo che sto per farvi vedere è un regalo che secondo me è particolare, nel senso che è un regalo che si può fare a determinate persone, è il Kindle, però ci sono persone che non lo apprezzano, anche se leggono tantissimo, perché ci sono quelle persone che amano avere il libro cartaceo. Quindi indagate un po' da questo punto di vista se vi piacerebbe avere anche un oggetto del genere, perché secondo me è comodissimo anche da portarsi in viaggio, cioè davvero piccolo, puoi metterci dentro un sacco di libri, quindi non hai quello sbatti di doverti portare 2 o 3 libri se magari devi rimanere per un lungo periodo fuori casa. Quindi indagate un po' se questa persona a cui avete pensato di regalarlo potrebbe apprezzare un regalo, un libro digitale dove poter mettere tanti altri libri. Perciò io trovo che sia un regalo fantastico. Marco l'ha apprezzato tantissimo, gli è stato regalato per Natale e lo usa sempre. Altro regalo, anche questo, fate attenzione, mi raccomando, la persona deve essere adatta, è lo smartwatch per sportivi. Io vi consiglio di regalarlo a persone che davvero sono sportive e quindi gli interessa monitorare i loro allenamenti. In caso contrario, se avete magari una persona che vi ha detto: "Ah, vorrei uno smartwatch per il contapassi", secondo me è uno spreco, perché non se ne fa niente. Abbiamo il contapassi anche nel telefono. Ditegli che c'è l'applicazione, di installarsi l'applicazione, perché, cioè, davvero, secondo me è uno spreco.
comprare un oggetto del genere che è proprio dedicato agli allenamenti. Questo addirittura anche il nuoto, questo è la Mi Band di Xiaomi numero 4, però è uscita anche la 5, che dovrebbe costare allo stesso modo in questo momento perché è uscita da un po'. Perciò io consiglio questo tipo di orologi soltanto a persone davvero sportive. Ovviamente questo è un orologio di una fascia abbastanza bassa e contenuta, il prezzo è piccolo. Poi ci sono quegli orologi che costano tantissimo, tipo i Garmin, oppure io ad esempio il Fitbit, però il Fitbit trovo che sia particolarmente limitato, è molto sopravvalutato perché è una marca molto conosciuta, forse è una delle prime che è esplosa, però ad esempio io ho un Fitbit da 120 euro e non ha il nuoto, quindi in questo momento non me ne faccio niente visto che ho ripreso ad andare in piscina e a nuotare. Posso utilizzarlo soltanto per gli allenamenti in casa o se magari vado a fare un'escursione, un trekking. Quindi io vi consiglio questo di Xiaomi perché è davvero completo e a un prezzo contenuto. Altro regalo sia per uomo che per donna sono le gift card. Lo so che qua molti di voi diranno: no, ma che tristi le gift card, perché vi sembrano sempre un regalo un po' distaccato, poco personale. Io invece trovo che sia un regalo bello, perché la persona sceglie precisamente che cosa vuole da quel negozio che magari ovviamente scegliete un negozio che può dare tante possibilità, ad esempio per l'abbigliamento. Cioè è veramente difficile secondo me comprare un qualcosa da vestire sia per la taglia, sia per i gusti, sia per come veste a una persona. È molto difficile. Io vi consiglio vivamente di regalargli una gift card, che può essere una gift card che potete acquistare direttamente nel negozio che scegliete voi, oppure ci sono tanti siti online, come ad esempio Zalando, che offrono questa possibilità e hanno tanti brand, perciò potrebbe essere un regalo azzeccato. Secondo me è un regalo che va sempre bene se volete fare questi regali un po' più difficili, ecco. Ultimo regalo che vi vorrei proporre sono quei regali altruisti, e quindi sono ad esempio adottare un animale nei santuari. È una cosa che sta facendo Massimo Manni, ma non solo, visto che lo sta facendo anche Rifugio Hope. Insomma, cerchiamo anche da questo punto di vista di essere attivi. Magari questi sono regali che possiamo fare alle persone che la pensano come noi. A parte questo, adottare un animale, altri modi per sostenere i santuari sono anche comprare i loro articoli. Ad esempio, ci sono tantissimi oggetti che magari hanno le facce di quegli animali, stampate sopra, sopra le magliette, sopra le tazze. Quindi, se volete magari avere un ricordino carino, una tazza, qualcosa del genere, potete anche acquistare questi oggetti, e saprete che avendo fatto questo regalo avrete comunque aiutato un posto che ha necessità di essere portato avanti, perché questi luoghi campano solo di donazioni. Altro regalo altruista è quello di sostenere alcune associazioni. Ovviamente ci sono tantissime associazioni per diverse cause. Quello che vi posso dire io è che ad esempio ci sono associazioni animaliste come Esseri Animali che vendono determinati oggetti, e tramite quella vendita poi verranno sostenuti, avranno un contributo da parte nostra e potranno continuare a fare il loro lavoro. Ad esempio vendono i calendari 2021 oppure delle tazze, ed è un altro regalo fisico che potete fare alla persona che sostiene appunto questa causa e che ci tiene. Oppure un'altra cosa carina, sempre molto altruista, potrebbe essere regalare un albero. Gli alberi di Tridom, che ormai sono diventati famosissimi, io stessa ho un albero che mi è stato regalato, un albero di caffè, ed è un regalo davvero carino perché aiuta il pianeta, dà del lavoro a determinate persone che pianteranno quell'albero per noi in diverse zone del mondo, ed è carino poter vedere come quest'albero è cresciuto, ti mandano degli aggiornamenti, che quell'albero abbia un nome, una frase personalizzata. Io trovo che sia davvero un regalo carinissimo. Io stessa l'ho fatto e l'ho anche ricevuto, come vi ho detto. Però, insomma, ci sono davvero tantissime cause. Vedete un po' voi se può essere un regalo apprezzato. Questi erano tutti i regali utili e intelligenti che ho voluto proporvi. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, vi è stato utile. Ovviamente sono dei regali che sono stati pensati per questo periodo natalizio che sta per arrivare, ma sono dei regali per qualsiasi occasione, dei compleanni, agli anniversari, eccetera. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciatemi un pollice in su, e se non l'avete ancora fatto, io vi invito a iscrivervi al canale cliccando il tastino iscriviti qui sotto,
e attivando la campanella se volete sempre essere aggiornati sull'uscita di nuovi video. Io vi mando un bacio gigante e ci vediamo al prossimo video. Ciao!